la pace del Signore Gesù, accompagnata dalla preghiera della sua e nostra Madre Maria, scenda su questa casa e su coloro che vi abitano o che si trovano in essa. Lo scorso ottobre 2012, Papa Benedetto XVI ha indetto un anno speciale di preghiera e di comunione per tutta la Chiesa universale, chiamato Anno della Fede, e ci ha invitati a comprendere meglio il Catechismo della Chiesa Cattolica, e in particolare la preghiera del Credo che recitiamo tutti insieme durante la Santa Messa Domenicale o anche come preghiera personale. L'Anno della Fede si concluderà il prossimo mese di ottobre. Nelle schede che seguono ascolteremo l'insegnamento di Papa Francesco sull'articolo del Credo «Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture». Prima però vogliamo invocare il dono dello Spirito Santo su ognuno di noi, perché venga ad aprire le orecchie del nostro cuore al messaggio che il Signore ci dona per mezzo del suo vicario Papa Francesco. Vieni Spirito Santo, vieni in noi. La tua presenza scendi su di noi.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi riprendiamo le catechesi dell'anno della fede. Nel credo ripetiamo questa espressione: il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È proprio l'evento che stiamo celebrando, la risurrezione di Gesù, centro del messaggio cristiano, risuonato fin dagli inizi e trasmesso perché giunga fino a noi. San Paolo scrive ai cristiani di Corinto: a voi ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, e che fu sepolto, e che è risorto il terzo giorno, secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi a dodici. Questa breve confessione di fede annuncia proprio il mistero pasquale, con le prime apparizioni del risorto a Pietro e ai dodici. La morte e la resurrezione di Gesù sono proprio il cuore della nostra speranza. Senza questa fede nella morte e la resurrezione di Gesù, la nostra speranza sarà debole, ma non sarà pure speranza. È proprio la morte e la resurrezione di Gesù sono il cuore della nostra speranza. L'Apostolo afferma: se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Purtroppo spesso si è cercato di oscurare la fede nella resurrezione di Gesù e anche fra gli stessi credenti si sono insinuati dubbi. Un po' quella fede all'acqua delle rose che diciamo noi, no? Non è la fede forte. E questo per superficialità, a volte per indifferenza, occupati da mille cose che si ritengono più importanti della fede, oppure per una visione solo orizzontale della vita. Ma è proprio la risurrezione che ci apre alla speranza più grande, perché apre la nostra vita e la vita del mondo al futuro eterno di Dio, alla felicità piena, alla certezza che il male, il peccato, la morte possono essere vinti. E questo porta a vivere con più fiducia le realtà quotidiane, affrontarle con coraggio e con impegno. La risurrezione di Cristo illumina con una luce nuova queste realtà quotidiane. La risurrezione di Cristo è la nostra forza. Ma come ci è stata trasmessa la verità di fede della risurrezione di Cristo? Ci sono due tipi di testimonianze nel Nuovo Testamento. Alcune sono nella forma di professione di fede, cioè di formule sintetiche che indicano il centro della fede. Altre invece sono nella forma di racconto dell'evento della resurrezione e dei fatti legati ad esso. La prima. La forma della professione di fede, ad esempio, è quella che abbiamo appena ascoltato, oppure quella della lettera ai Romani, in cui San Paolo scrive: se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore, e con il tuo cuore crederai che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvo.
fin dai primi passi della Chiesa è ben salda e chiara la fede nel mistero di morte e risurrezione di Gesù. Oggi però vorrei soffermarmi sulla seconda, sulle testimonianze delle forme di racconto che troviamo nei Vangeli. Anzitutto notiamo che le prime testimoni di questo evento furono le donne. All'alba esse si recano al sepolcro per ungere il corpo di Gesù e trovano il primo segno, la tomba vuota. Segue poi l'incontro con un messaggero di Dio che annuncia: Gesù di Nazaret, il crocifisso, non è qui, è risorto. Le donne sono spinte di amore e sanno accogliere questo annuncio con fede, credono e subito lo trasmettono, non lo tengono per sé, lo trasmettono. La gioia di sapere che Gesù è vivo, la speranza che riempie il cuore non si possono contenere. Questo dovrebbe avvenire anche nella nostra vita. Sentiamo la gioia di essere cristiani. Noi crediamo in un risorto che ha vinto il male e la morte. Abbiamo il coraggio di uscire per portare questa gioia e questa luce in tutti i luoghi della nostra vita. La resurrezione di Cristo è la nostra più grande certezza, è il tesoro più prezioso. Come non condividere con gli altri questo tesoro, questa certezza? Non è soltanto per noi, è per trasmetterla, per darla agli altri, condividerla con gli altri. È il testimonio proprio nostro. Un altro elemento. Nelle professioni di fede del Nuovo Testamento, come testimoni della resurrezione, vengono ricordate solamente uomini, gli apostoli, ma non le donne. Questo perché, secondo la legge giudaica di quel tempo, le donne e i bambini non potevano rendere una testimonianza affidabile, credibile. Nei Vangeli, invece, le donne hanno un ruolo primario, fondamentale. Qui possiamo cogliere un elemento a favore della storicità della resurrezione. Se fosse un fatto inventato nel contesto di quel tempo, non sarebbe stato legato alla testimonianza delle donne. Gli evangelisti invece narrano semplicemente ciò che è avvenuto. Sono le donne le prime testimoni. Questo dice che Dio non sceglie secondo i criteri umani. I primi testimoni della nascita di Gesù sono il pastore, gente semplice e umile. Le prime testimoni della resurrezione sono le donne. E questo è bello. E questo è un po' la missione delle donne, delle mamme, delle donne, dare testimonio ai suoi figli, ai suoi nipotini, che Gesù è vivo, è il vivente, è risorto. Mamme e donne, avanti con questa testimonianza. Per Dio conta il cuore. Quanto siamo aperti a Lui, se siamo come i bambini che si fidano. Ma questo ci fa riflettere anche su come le donne nella Chiesa, nel cammino di fede, abbiano avuto e abbiano anche oggi un ruolo particolare nell'aprire le porte al Signore, nel seguirlo e nel comunicarlo il suo volto, perché lo sguardo di fede ha sempre bisogno dello sguardo semplice e profondo dell'amore.
gli apostoli e i discepoli fanno più fatica a credere, le donne no, loro fanno più fatica a credere. Pietro corre al sepolcro, ma si ferma la tomba vuota. Tommaso deve toccare con le sue mani le ferite del corpo di Gesù. Anche nel nostro cammino di fede è importante sapere e sentire che Dio ci ama, non aver paura di amarlo. La fede si professa con la bocca e con il cuore, con la parola e con l'amore. Dopo le apparizioni alle donne, ne seguono altre. Gesù si rende presente in modo nuovo, è il crocifisso, ma il suo corpo è glorioso. Non è tornato alla vita terrena, bensì in una condizione nuova. All'inizio non lo riconoscono, e solo attraverso le sue parole e i suoi gesti gli occhi si aprono. L'incontro con il risorto trasforma, dà una nuova forza alla fede, un fondamento incrollabile. Anche per noi ci sono tanti segni in cui il risorto si fa riconoscere. La Sacra Scrittura, l'Eucaristia, gli altri sacramenti, la carità, quei gesti di amore che portano un raggio del risorto. Lasciamoci illuminare dalla resurrezione di Cristo. Lasciamoci trasformare della sua forza, perché anche attraverso di noi nel mondo i segni di morte lasciano il posto ai segni di vita. Ho visto che ci sono tanti giovani nella piazza, giovani e giovani, eccoli. A voi vi dico, portate avanti questa certezza. Il Signore è vivo e cammina a fianco di noi nella vita. Questa è la vostra missione. Portate avanti questa speranza. Siete ancorati a questa speranza, questa ancora che è nel cielo. Tenete forte la corda, siete ancorati e portate avanti la speranza. Voi, testimone di Gesù, portate avanti il testimone che Gesù è vivo, e questo ci darà speranza a questo mondo un po' invecchiato per le guerre, per il male, per il peccato. Avanti, giovani!